Mi sa che è di Don Franco. Grazie. Dov'è la signora Luisa? Chiamala. Sono qui. Io esco. Aspetta, è di Franco. Non vuoi leggerla prima di uscire? Ah, sì? Che dice? Cose piuttosto importanti. Che cosa? Dice che la guerra è questione di settimane, che lui si è arruolato, però prima di raggiungere la sua destinazione vuole vederti. Vedermi? Perché? Chiedi il perché? Leggilo qui il perché. Leggitelo da te sola, per Dio! È impossibile. Impossibile. Perché? Perché io non posso lasciare da sola Maria. Sono passati mesi. Io ho visto tante madri perdere dei figli e nessuna faceva come te. Si rassegnavano. Ma tu no. Tu no. E questo cimitero? 2, 3, 4 visite al giorno. E quelle stupide sedute spiritiche. Che tu fai con quell'altro povero imbecille di Gilardoni? Che credete che siano segrete. E invece tutti ne parlano. È una colpa voler sapere se la mia bambina esiste ancora da qualche parte e cercare di comunicare con lei. Non è una colpa, è un'illusione. Mi resta solo questo! Abbi pazienza. Non mi resta altro. Smettila, Luisa! Torna in te! La mamma ti ascolta, sai. La mamma è sempre in ascolto. Oh.
Maria. Mi senti? Maria, se ci sei, dammi un segno. Si muove. Luisa, la domanda. Maria. Tesoro, sono la mamma, mi senti? La domanda. Maria, devo andare dal papà. Sì. Segna sì. Sì. Sì, vai. Io non voglio lasciarti. Non lo voglio. Sei stanco. Forse sarebbe stato meglio se tu fossi rimasto a casa. Volevo riabbracciare Franco. E poi mi sento benissimo. Chissà che non mi arruoli in cavalleria anch'io. Sai cosa pensavo? Ci vorrebbe un'altra Maria. No. Perché dici queste cose, zio? Mai. Mai. Io sono tutta di Maria. Tutta di Maria, tutta sua. La stanza è qui accanto. Due letti anche lì, ma separati, senza alcova. Non ci sarebbero tre stanze? Mi dispiace, signora, sono tutte occupate. Se hanno bisogno di qualcosa, mi chiamino. Non ti piace? C'è anche l'alcova. Zio, per favore. Bene, vuol dire che se tu e Franco deciderete di prendere l'altra, mi inalcoverò io. Ti ringrazio tanto. Io non volevo. È stata Maria a dirmi di venire. Ora sei qui. Ed è questo che conta. Sono solo 13 ore. Forse dopo non ti darò più noia. Mai più. Ciao, Ne. Zio Piero, che sorpresa vederti qui. Figurati se una Maironi viaggia senza maggiordomo. Come stai? Non c'è male. Ti trovo bene. Luisa. Andiamo.
Grazie. Accomodatevi pure, vi faccio servire immediatamente. Grazie. Che sorta di soldato sarai? Un nobile innamorato dei fiori. Vorrà dire che quando andrò all'attacco metterò i fiori sulla mia baionetta. Tu, Luisa, non dici niente? Luisa? Luisa, tu non dici niente? Non so cosa dire, zio. Ma attenti, né? La potenza austriaca non è uno scherzo. Non c'è da dubitare della vittoria. Certo, dovremo lasciare parecchi cadaveri sul campo di battaglia. Ma voi non mangiate? No, grazie. Viene dall'isola madre. Devono essere i tamburi della Guardia Nazionale di Pallanza che si esercita. A quest'ora? Sfidano la sponda opposta per togliere il sonno agli austriaci. Sono ragazzi ansiosi di battersi. Molti di loro non torneranno. Non dire così, ti prego. Luisa. Franco, scusami, ma ho il cuore chiuso. Abbiamo poco tempo. Rammenti quella passeggiata tanti anni fa per salire a Passo Stretto? Sì. Penso alle tre parole che mi dicesti il giorno dopo sul lago. Te le ricordi? Sì, me le ricordo. Ti ringrazio ancora per quelle tre parole. Sono state la vita per me. Non sono stato buono a nulla. Non è vero. Hai sopportato me. Io non ti sono stata vicino abbastanza. Ti ho reso la vita difficile. Ma cosa dici, Luisa? Non è vero. Ti prego, Franco, fammi finire. Io a volte sento il cuore così freddo. Anche per questo non volevo venire. Non volevo che tu avessi l'amarezza di vedermi così. Così come? Sei bellissima. Se dovessi raggiungere Maria, che le devo dire di te? No, resta. Cosa? Franco, non mi lasciare. Voglio chiudere fuori questo rumore. Almeno per questa notte non vorrei pensare alla guerra. Ma bisogna pensarci, ormai ci restano solo 5 ore. Tieni. Che cos'è? Contiene del denaro. Se posso te ne spedirò dell'altro dal fronte. E il mio testamento. Questa era di mia madre. Tieni la tua, è meglio. Non si sa mai.
parole non le ho dimenticate neanche io. Ti amo tanto. Ti amo tanto. Non so se potrò scriverti da fronte, ma stai tranquilla, appena potrò farti avere mie notizie. Addio, Luisa. Franco. Noi ti aspettiamo. Ricordalo. Ti amo tanto. E che Dio vi benedica.